che si sposta trasformandosi. Cioè lo spostamento è la conseguenza della trasformazione. La prima trasformazione non è conoscenza. Beh, la stessa cosa. La trasformazione è la conseguenza della conoscenza. D'altra parte, perché eventualmente meravigliarsi? Non accade la stessa cosa anche con voi? E voi più conoscete, più avete un mondo più arricchito, più ampio. La stessa cosa. Però c'è da riconoscere che più si conosce e più, appunto, come dicevi tu tante volte, si assume una responsabilità nei confronti di se stesso per quello che non si fa. Beh, questo poi è un altro discorso. È sempre presente nella propria. D'accordo, mente. Bisogna tenere presente che siete uomini. Ed essendo uomini non avete la capacità di uno spirito. E avete soprattutto i tanti impedimenti che come uomini avete e che come spiriti potreste non avere. Ma naturalmente è chiaro che un allargamento del campo aumenta la vostra responsabilità personale. Anche questo però voi continuate a vederlo naturalmente sotto un'ottica che è proporzionata al vostro tempo. In effetti le cose a voi sembrano lunghe e sono brevi, sono le vostre vite che sono brevi. E molte volte si può acquisire una verità, capire una serie di cose, ma non avere il tempo materiale di farle. Molte volte le elaborazioni interne richiedono anni e voi siete esposti continuamente alla vita mondana, alla vita di sopravvivenza, per cui vi sono occasioni o non occasioni, impedimenti, una serie di fattori che impediscono una giusta maturazione di quello che avete capito, di quello che avete intuito. In questo senso io capisco la posizione dell'uomo e la difficoltà nel trasformare in vite ciò che è stato intuito a livello interiore. Naturalmente, ecco, il vostro merito è comunque di tentarci e di tentare di modificare gli atteggiamenti, più che la vita, gli atteggiamenti. Eventi. Molte volte poi la vita impone anche soluzioni coraggiose. Sì. E non è che voi siate degli eroi e siate tanto coraggiosi, me ne rendo conto. Ma molte volte anche soluzioni coraggiose. E molto dipende anche dalla costituzione poi del vostro carattere, cioè di formazioni proprio umane, materiali, che spesso vi impediscono di vivere in un certo modo perché avete assunto degli atteggiamenti caratteriali che possono essere di pigrizie, di vigliaccherie, di paure, di dipendenze, meccanismi di difese. Sì. Cioè, in teoria, poi in pratica, questo può avvenire veramente o no? Certo che può avvenire. E in pratica bisogna avere anche il coraggio e di cominciarlo a verificare. Perché effettivamente, se si raggiunge dentro, ecco, quel meccanismo, poi diventa ripetitivo e diventa una norma, un nuovo modello di comportamento. Il problema è, ecco, disinnescare meccanismi che non portano a niente e acquistare invece meccanismi sostitutivi. Una persona può essere pigra,
e allora può imporsi una serie di attività cercando di capire la utilità, la bellezza, le conseguenze che portano un'attività rispetto a una pigrizia o una passività. È chiaro che di ogni modifica, per disinnescare un meccanismo, bisogna escludere la ripetitività e darsi un meccanismo di piacere relativamente a ciò che deve essere cambiato, perché voi esseri umani operate cambiamenti in vista del piacere che il cambiamento vi porta. Voi non siete portati come natura al sacrificio, ma tendete al meccanismo del piacere, e quindi la cosa nuova in sostituzione della cosa vecchia deve essere migliore, quindi devi darvi più piacere. E allora, per capire il piacere nel cambiamento, bisogna osservarlo, analizzarlo, fare in modo che quel piacere diventi un corrispettivo, una gratificazione, una cosa desiderata, cercata. Quando ciò accade, è avvenuta la commutazione. D'altra parte, tutti gli uomini si muovono in base a questo meccanismo del piacere, che può essere di tanti tipi, è chiaro, spirituale, economico, vocazionale, autogratificante. Così accade nel lavoro, nelle professioni. Quando le cose vengono fatte perché vi danno piacere, voi le fate bene e optate per esse in sostituzione di modelli che invece non ve lo davano il piacere. Cioè, scaturirli da un'idea che sia congeniale, da un'idealità. Che sia la più congeniale alla persona, certamente, che sia la più congeniale alla persona, però voi quasi sempre avete una serie di attitudini, di abitudini, di meccanismi di comportamento che non sono congeniali alla persona, sono stati soltanto imposti nel corso del processo di sviluppo e di crescita, e che ora vi ritrovate che vi danno soltanto un senso di frustrazione e quindi di noia, e quindi di apatia, di pigrizia, eccetera. Allora, disinnescare questi meccanismi non è naturalmente facile, ma si deve operare puntando sul riconoscimento di ciò che è congeniale e di ciò che dunque ci arreca maggiore piacere spirituale, materiale, quello che sia. Ma in realtà non è tanto un ideale, voglio dire, se è nel senso dell'ideale poi di ritrovare se stesso, in conclusione, sì, sì, in questo senso l'idealità, non un ideale astratto, attenzione, perché non bisogna confondersi se si parla di un ideale astratto o di un ideale concreto. Qui è concreto, l'ideale astratto invece no, perché sennò è una ideologia qualsiasi, ma non è di questo che stavamo parlando. Dicevi, sorella?